Beh, per provare così a reagire un pochino a questi spunti, no? Dunque, intanto vorrei anch'io, come dire, condividere, tra virgolette, questo disagio, questa difficoltà, cioè nell'ambito delle competenze chiave, facendo riferimento quindi come quadro, no? Alle competenze chiave europee a cui facciamo riferimento prima, sicuramente le competenze sociali e civiche sono un po' anomale, diciamo così, e hanno una loro particolarità che anch'io trovo un po' difficile, come dire, gestire, soprattutto sull'aspetto sociale, ecco, forse più che su quello civico, anche qui, no? Stiamo parlando di macro, diciamo, ambiti, no? Competenze socio-civiche. Che cosa voglio intendere? Ecco, essenzialmente credo che la difficoltà, non so se in qualche modo si intreccia anche con le riflessioni fatte ad esempio all'interno della rete, eccetera, stia nel fatto di pensare, lo dico in questi termini, cioè la dimensione sociale non come qualcosa di separato, ancora una volta, ma come qualcosa che sta dentro la competenza. Era il famoso, tornando allo schema a cui facciamo riferimento prima, ecco, nel terzo livello, diciamo così, no? Evidentemente c'è in gioco anche nel saper scrivere, anche nel saper risolvere un problema, la dimensione sociale. Allora, l'assumerla come elemento a sé, peraltro, cioè in qualche modo separato, no? Questo mi mette qualche difficoltà. Peraltro, ecco, vorrei evidenziare su questo il fatto che c'è anche una cosa che noto, adesso mi faccio venire in mente la collega, ma non perché lei lo dicesse, no? Ma perché mi ha veicolato questa cosa, è che spesso, soprattutto a livello di scuola dell'infanzia, di scuola primaria, e forse ancora di più appunto in un'attenzione, come dire, alla dimensione inclusiva, quindi attraverso lo sguardo degli insegnanti sociali, c'è una particolare enfasi posta a questa competenza, no? Si tende a dare una particolare attenzione, quando io ripeto, dal mio punto di vista la ritengo quantomeno un po' dissonante rispetto alle altre, perché è come se laddove appunto l'imparare a imparare o la comunicazione della madrelingua o quant'altro mi richiamano una visione a tutto campo, è come se qui si volesse appunto in qualche modo isolare, diciamo, e focalizzare l'attenzione su un aspetto, quello sociale, che dal punto di vista della competenza a me piace vederlo più come elemento che sta dentro appunto una visione di competenza più ampia. Per riprendere un aspetto più concreto di quello che diciamo, pensate alla distinzione apprendimento-comportamento, no? Valutazione dell'apprendimento, valutazione del comportamento, che peraltro era in parte richiamata anche appunto prima, no? Nella proposta che si diceva. In effetti, una prospettiva di competenza, di vedere l'apprendimento che aveva, tende a, come dire, a mettere in crisi questa frattura che è dentro però il linguaggio scolastico, no? Che ancora una volta ci richiama una logica di separazione in qualche modo tra due elementi che invece fanno parte dell'apprendimento, soprattutto visto in chiave di competenza, appunto. Apprendimento e comportamento diventano, appunto, dentro questo schema in qualche modo diventano due piani che si intersecano, diciamo, non so come dire, no? Allora, ecco, questo è l'elemento che volevo sottolineare come, diciamo, elemento che caratterizza questo ambito di competenza rispetto agli altri. Che tipo di riflessione fare su quello che anche più che sulla proposta, su anche le domande che venivano poste, no? Quali indicatori appunto sulle competenze sociali e civiche? Ma io richiamerei innanzitutto un'attenzione: quali indicatori usare per analizzare le competenze sociali e civiche? Ecco, io ancora una volta parto da un punto, si può ingrandire? Un punto che ci riporta da un lato a quello che dicevamo prima, dall'altro lato anche alla proposta che è stata presentata. Cioè, la domanda fondamentale da cui partirei
ancora una volta è questa, cioè che cosa mette in gioco la competenza sociale e civica? Quali sono le dimensioni attraverso cui analizzarla? Ecco, io allora qui riprendo semplicemente due esempi, nessuno dei due mi convince pienamente, lo mettiamo sullo stesso piano del vostro, diciamo, no? Perché peraltro sono ripresi anche da delle scuole, da un lavoro fatto con scuole, anche se in questo momento faccio fatico a ricordarmi da dove, no? Due esempi in cui innanzitutto, ancora una volta per tornare a quello che dicevamo prima, per evitare che siano disquisizioni puramente lessicali, ancora una volta prima che in termini indicatori si ragiona in termini di dimensioni, cioè quali sono gli elementi chiave attraverso cui appunto analizzare questo ambito di competenza? Ecco, qui vedete c'è un tentativo in cui, nel quale si lavora soprattutto sul secondo e il terzo livello, cioè da un lato si cerca nell'anello rosso di individuare alcuni processi che sono in gioco in un lavoro come dire, cooperativo e di collaborazione con altri. In questo caso sono state espresse queste parole: condivisione degli scopi, organizzazione del lavoro cooperativo, coelaborazione, monitoraggio e regolazione. Dall'altro lato si richiamano delle dimensioni, come dire, più ampie e più di sfondo, come l'autostima e l'accettazione della diversità. E quindi su questo, vediamo se da qua sì, su questo viene poi strutturato appunto un'ipotesi di rubrica. Un'altra proposta che metto sul tavolo è questa, in questo caso non c'è la mappa concettuale che la richiama, diciamo che in questo caso è ripreso un'altra scuola di Pescara, in questo caso, un lavoro fatto con un istituto comprensivo di Pescara. Loro hanno da un lato richiamato la padronanza delle risorse, peraltro presente anche nel qualche misura la vostra proposta, e quindi per richiamare un riferimento alle conoscenze e alle abilità. Dall'altro lato, proprio per la caratteristica molto diversa della competenza socio-civica rispetto alle altre, si sono limitati a richiamare alcune dimensioni, non hanno ragionato in termini di processi, diciamo così, no? Sono limitati a richiamare alcune dimensioni come l'autostima, la responsabilità rispetto alle regole, la collaborazione, l'accettazione della diversità. Sono piccole sfumature, io faccio solo due osservazioni conclusive. Uno, il fatto che, ritornando sulla vostra proposta, che per certi versi io vedo molto, so come dire, paragonabile a questa, no? Pur con delle differenze di termini, ecco, mi pare che la possiamo considerare appunto un po' sullo stesso piano, un tentativo di analizzare, diciamo, questo ambito di competenza riconoscendone alcune dimensioni. Io ancora una volta suggerirei di distinguere, e ritorno al punto che dicevamo prima, tra i livelli di analisi e i contesti di apprendimento. Cioè, a me onestamente, un po' ritorno al punto che dicevamo, non convince molto, anche se ne ho capito l'esigenza operativa, diciamo, però non convince molto quel affiancare i diversi livelli di analisi, da un lato la storia, la geografia, dall'altro lato il lavoro sul Cineforum. Ritorno al discorso che dicevamo prima, cioè di veicolare una frantumazione che appunto mi sembra un po' rischiosa, un po' riduttiva. Dall'altro lato, ecco, credo che comunque il lavoro che... Però scusi, posso fare una domanda? Ma sì. In questa, ad esempio, in questa proposta, gli indicatori, quali sono gli indicatori? Ecco, nel senso, esatto, che ha una debole immagine di sé. Esatto. La cosa lo oppure scelta di diversità sessuale. Sì, è chiaro. Quando, che come, dove, cioè, sì. È chiaro che una rubrica è, capite bene che proprio per il suo significato, come dire, di strumento di sintesi, inevitabilmente, come possiamo dire, tende a richiamare dei profili molto globali, diciamo, no? Non può una rubrica andare su un piano di analisi più dettagliato. L'aspetto importante, che era quello peraltro su cui volevo anch'io poi concludere, è proprio questo passaggio intermedio, diciamo, cioè una volta condivise delle dimensioni di analisi, e qui abbiamo visto diversi
proposte, diversi spunti, è lavorare su questo passaggio intermedio, diciamo, no? Che è quello che aiuta anche a dare significato per certi versi al profilo della rubrica, che è necessariamente sintetico e un po' generico, diciamo, no? Cioè, ovvero, appunto, quali indicatori, quali evidenze osservabili ci sembrano le più importanti, quantomeno, anche qua ragiona, diciamo, sono potenzialmente infiniti, quindi con un buon equilibrio tra la fattibilità, come dire, e la scomposizione. Alcune evidenze ci sembrano particolarmente rilevanti in rapporto a questi ambiti. Ecco, io quindi il suggerimento che le devo dare, che peraltro non è molto diverso dal vostro lavoro, è: intanto condividiamo un significato attraverso la mappa, attraverso l'individuazione delle dimensioni, condividiamo un significato, che cosa intendiamo per competenza sociale e civica, oppure per quella periodo, diciamo, del profilo su cui siamo centrati. E poi lavoriamo su questo secondo passaggio, appunto, no, di questi indicatori, di ricordarli a questo significato condiviso, no? Mi pare un approccio quantomeno corretto, ecco, al di là delle diverse soluzioni che possiamo dare. Ecco, volevo solo riprendere questo punto. Io volevo chiedere una cosa rispetto a, devo dire, tutte e quante sono le ultime, da imparare ad imparare, a competenze sociali e civiche, a spirito di iniziativa e imprenditorialità, e forse l'ultimo non saprei bene, però anche imparare a me dà sempre l'impressione che sia un po' il secondo aspetto, quello dei processi, cioè il saper, quando dice la lettura del imparare sta un po' lì dentro, e tutto ciò che invece sono i contenuti, lì imparare dipende a seconda di dove sono situate, i contenuti saranno situati nel luogo in quel momento, però la sensazione che anche imparare abbia questa caratteristica, un po' come le competenze sociali e civiche, e le dirò anche lo spirito di iniziativa e di editorialità, perché anche il voler fare qualcosa ha a che fare con quelle dimensioni che stanno nei cerchi più esterni rispetto a... Questa è una cosa che a noi fa tanto fatica, nel senso che poi ci perdiamo in interminabili discussioni anche su questo, quello, ma quello cos'è, cosa intendiamo, cosa non intendiamo, eccetera, e che ci portano via un sacco di energie, soprattutto, devo dire la verità, più che poi altro. E una cosa era questo. L'altra cosa, rispetto alla proposta di rubrica o di quello che è, noi la chiamavamo checklist, era un po' anche di voler dire dove queste cose però le andiamo a guardare, perché da una parte è vero, lei diceva, le evidenze, la valutazione è una narrazione che si costruisce su delle evidenze, però le evidenze in qualche modo ci devono essere, l'esplicitare dove queste evidenze in qualche modo si presentano, comunque noi raccogliamo in quei luoghi, sono i luoghi privilegiati per raccoglierle, che non vuol dire che non le raccogliamo anche altrove o che non sviluppiamo anche altrove, ma lì ci siamo dotati di un luogo di raccolta privilegiato, non so se... E il fatto di dirlo era un po' per uscire da quell'idea un po' impressionistica, no? A me sembra che questo ragazzino qui, ma sì, è livello C per questa cosa. Insomma, la serata del Cineforum, com'è andata? Ha fatto la sua presentazione, era sciolto, era a suo agio, è riuscito a rispondere, non è riuscito a rispondere. Cioè, lì possiamo andare ad avere delle evidenze di quello che ci siamo raccontati. Oltre all'impressione che è quella, invece poi ce l'abbiamo sempre, tanta mensa, anche in interscuola, anche quando entrano con delle bestie, cioè voglio dire, lì le impressioni poi ci sono un po' sempre, ma quelli sono i luoghi privilegiati, questa era un po' l'idea, direi. Vabbè, a me sembra che sono due spunti molto interessanti quelli che chiama la collega. Sul primo, appunto,
Io la penso un po' diversamente, o comunque c'è un approccio leggermente diverso, nel senso che io parto da questa premessa, che quelle che sono proposte, ad esempio, nel documento europeo, sono tutti degli ambiti di competenza e quindi non li vedo su piani diversi, no? Alcuni ovviamente sono, ci richiamano più direttamente degli ambiti disciplinari, altri hanno un carattere più trasversale, però sono tutti ambiti di competenza. Allora, dal mio punto di vista, sia la competenza matematica, sia quella digitale, sia l'imparare a imparare, ci richiamano, ecco, forse avrei solo qualche dubbio sulle competenze sociali e civiche, per quello che dicevo prima, no? Per la loro specificità di focalizzazione sull'aspetto relazionale. Ci richiamano i diversi piani di analisi a cui facciamo riferimento, cerco di vederlo, concretizzarlo meglio, no? Ecco, l'imparare a imparare, chiaro che stiamo parlando di macro ambiti, però chiaramente l'imparare a imparare non posso che vederlo dentro le discipline, no? Quindi imparare a imparare in ambito storico, imparare a imparare in ambito matematico, in questo, anche nell'imparare a imparare ci sono il gioco delle conoscenze e delle abilità, no? Ad esempio, saper leggere un diagramma, adesso dico le prime banalità che mi vengono in mente, no? Cioè, saper leggere un grafico a barre piuttosto che, non lo so, insomma, conoscere, cioè, capito quello che voglio dire? Non accentuerei, diciamo, quell'elemento che lei vedeva. Ci sono i giochi dei processi, appunto, e dobbiamo identificarli. Però anche in queste competenze più trasversali riconoscerei la presenza anche, appunto, come livello dell'analisi, anche delle conoscenze della verità che inevitabilmente ci riportano ai diversi ambiti disciplinari, no? Quindi, ripeto, un imparare a imparare in o uno spirito di iniziativa che viene messo in gioco in rapporto alle diverse discipline. Sul secondo aspetto che evidenziava, io lo condivido, il punto che lei diceva, cioè l'importanza di definire dei contesti di osservazione privilegiati, no? Credo che sia assolutamente condivisibile. Per certi versi, se ci pensate, c'è anche in luce nello stesso modello di certificazione, no? Quando si parla di discipline coinvolte, tutte con particolare attenzione a, in qualche modo è un invito a, pur in una globalità di approccio, a identificare dei contesti di osservazione privilegiati, in questo caso riferiti alle discipline, no? Quindi condivido l'importanza anche in termini di rigore valutativo, no? Di definire dei contesti di osservazione privilegiati. Eviterei, come dicevo, l'abbinamento tra alcuni piani di osservazione e i vari contesti. Cioè, nella mia testa, se dovessimo rappresentarlo, immaginando che siano questi gli ambiti di osservazione delle competenze sociali e civiche, metterei storia, là sopra, geografia, cineforum, non so che cos'altro, assumendoli però come lettori trasversali, diciamo così, no? Cioè come contesti che per una serie di ragioni si ritengono privilegiati per osservare quella competenza, però quella competenza nella sua globalità. Ecco, cioè era capito? Solo questo punto richiamerei. Sono le 5 e non abbiamo più moltissimo tempo, passiamo all'aspetto che sollecitava prima la collega, ma non ho slide se non con il titolo, quindi lo dico a voce, ma l'abbiamo già detto, il problema dell'inclusione. Quando ci siamo? Ho cercato così un po' di rappresentare il problema con questa doppia visione della situazione, della questione. A livello teorico non c'è piano, non c'è PAI, qualsiasi scuola che non raccomandi l'implementazione di una didattica per competenze quale motore di inclusione.
nell'esperienza poi concreta delle persone. Io qua proprio citando una frase che è stata detta nell'incontro non da più di una persona, quindi non è una visione isolata, nel momento in cui ci mettiamo a costruire un percorso complesso con un compito di realtà eccetera, e non è poi così detto che questo possa essere affrontato da tutti, e ci sono delle difficoltà. Quindi forse c'è, evidentemente c'è qualcosa che non va in questa doppia visione della cosa, no? Da una parte forse può esserci una così fiducia in un certo tipo di approccio non troppo meditata, che non tiene conto poi di alcune difficoltà, dall'altra parte ci può essere forse invece un qualche fraintendimento, nel senso che quando si intende attivare risorse, compito autentico eccetera, non è necessario che si intenda per forza qualche cosa di troppo difficile, può essere qualche cosa che attiva un interesse, che attiva una motivazione, ma che è allo stesso tempo adeguato alle capacità anche di ragazzi con difficoltà. Però insomma è un tema estremamente, estremamente complesso. Qui appunto sentiamo se ci sono alcuni spunti, credo soprattutto alcuni elementi su cui fare chiarezza, soprattutto dal punto di vista delle modalità valutative eccetera, e poi se non sono riuscito a riassumere in maniera completa il problema, abbiamo tutti la possibilità di ribadire o portare esempi concreti per renderlo più evidente. Io provo appunto a interagire subito, dunque facendo anche qui intanto un'osservazione, no? Cioè una considerazione che mi veniva adesso mentre sentivo appunto queste argomentazioni. In effetti mi faceva pensare il fatto che alcuni nodi che state mettendo sul tavolo, diciamo, no? Vedi il tema delle competenze sociali prima, adesso il tema della didattica inclusiva, sono dal mio punto di vista sono proprio, come dire, indizi del fatto di trovarsi in un contesto di ricerca, cioè in un contesto di colleghi di scuole che cercano di prendere sul serio queste problematiche. E quindi non a caso emergono dei nodi che spesso ritornano anche in altre situazioni, in altri contesti, no? Quindi volevo fare innanzitutto questa riflessione in qualche modo meta, no? Cioè l'evidenziazione di questi nodi è come se fosse proprio un indizio del fatto di essere in una prospettiva di ricerca, insomma, no? E quindi andare a individuare dei nodi che probabilmente sono nodi aperti e quindi rimangono aperti, diciamo, non sono certo io che posso dare delle soluzioni, come dire, esaustive o conclusive. E quale riflessione faccio? Ecco, allora, una prima, mi sembra che quando ho letto le slide che adesso appunto sono state presentate, no? La prima, come dire, impressione, la prima reazione che ho avuto è stata quella di che è come se si cogliesse un doppio rischio, mi permetto di dire anche in questo caso un doppio rischio. Da un lato il pensare che la competenza è una cosa che riguarda gli allievi, bravi allievi, sì, è bellissima, però riguarda le fasce alte, no? E spesso nel vox populi della scuola è un aspetto che spesso torna, no? Il pensare appunto questo, no? Che sì, è una cosa molto affascinante, interessante, però
la si può fare col 20% appunto dei ragazzi, gli altri 80. E l'altro rischio complementare, non dico che c'è nel vostro caso, però me l'ha fatto risuonare alcune riflessioni, eccetera, il vedere la differenziazione e, come dire, l'approccio, diciamo così, inclusivo, come semplificazione, no? Come esigenza essenzialmente di semplificazione. Io penso che questo sia proprio anche nella storia, diciamo, della differenziazione nel nostro paese, del sostegno, eccetera, un rischio che io ho spesso riconosciuto e percepito, cioè pensare che un lavoro appunto volto appunto allievi, diciamo, più fragili, sia un lavoro che tende a diventare un lavoro appunto semplificato e essenzialmente un lavoro quindi centrato sui saperi, sulle conoscenze e abilità, cioè visto che ci sono potenzialità minori, allora insistiamo su, ripeto, un rischio, no? Ci sono sicuramente pratiche più elaborate, però è un rischio che dal punto di vista della scuola si coglie. Che riflessione mi sentirei di fare in senso più, come dire, propositivo? Da un lato evidenziare il fatto che ovviamente non dobbiamo perdere di vista che quando parliamo di bisogni educativi speciali, se lo riprendiamo nel suo significato, come dire, più autentico, ritroviamo in realtà una molteplicità, come dire, di bisogni, appunto, che va sui piani più diversi, quindi sono chiamati alcuni, no? Si parla ovviamente di ritardi, di deficit, ma si parla anche di scarsa motivazione, no? Si parla di modelli culturali differenti e via dicendo. E dall'altro lato, ecco, vorrei provare appunto a, come dire, in qualche modo a mettere in discussione questi luoghi comuni, tra virgolette, prima li chiamavamo, provando ad evidenziare quelle che dal mio punto di vista mi seguono alcune potenzialità che appunto un approccio per competenze ha in prospettiva inclusiva, le richiamo un po', come dire, molto velocemente, no? Intanto, ecco, l'allargare lo sguardo sull'apprendimento, su cosa significa apprendere, cioè la famosa appunto schema a cui facevamo riferimento prima, dal mio punto di vista è una potenzialità inclusiva, nel senso di pensare l'apprendimento appunto non in un modo riduttivo, limitato, appunto, no? L'acquisizione di quei determinati appunto, ma vederlo in una prospettiva larga, no? Pensate alla rubrica, no? Gli esempi anche che prima richiamavamo, si parlava di padronanza di conoscenze e abilità, ma si parlava anche di rapporto, disponibilità ad apprendere, piuttosto che di appunto di motivazione o di quant'altro. Quindi già questo mi sembra che abbia una potenzialità inclusiva. Dall'altro lato, ecco, l'attenzione alla significatività del lavoro scolastico, cioè non perdiamo di vista che dietro la prospettiva delle competenze una parola chiave è quella della significatività, i famosi compiti autentici, no? Valutazione, da dove viene? Valutazione autentica, anche nel suo significato storico, cioè se andiamo a riprenderlo, da dove nasce, no? L'authentic assessment nasce da questa idea, cioè di rendere più significativa, in questo caso la valutazione, ma in senso più lato il lavoro formativo, nel senso di più agganciato alla vita reale, più agganciato a situazioni autentiche. E anche questo ci richiama una dimensione di inclusività, a mio avviso, no? Cioè, ad esempio, l'intercettare, appunto, si parlava prima di scarsa motivazione, l'intercettare quelle fasce di allievi che, come dire, vedono come molto distante, diciamo, l'apprendimento scolastico rispetto alla loro vita, diciamo così, no? Forse tanti, ma in particolare appunto in alcune fasce. Altro aspetto, la pluralità dei mediatori, per dirla da Damiano, no? Cioè il mettere in gioco, oltre ai mediatori simbolici, in una prospettiva di competenze, mediatori attivi, mediatori iconici, mediatori... Anche questo ci richiama alla dimensione di inclusività, nel senso di intercettare diversi stili di apprendimento, diversi modi con cui avvicinarsi all'apprendimento. Altro elemento, il compito autentico come situazione aperta, cioè questo è in senso più strettamente valutativo, no? Pensare a una prova di competenza, non so se forse l'altra volta avevamo richiamato, però la intendo soprattutto nel senso di
una prova aperta, cioè produci un volantino per promuovere appunto il Don Milani, no? In qualche modo, se ci pensate, anche questa è una proposta inclusiva, nel senso che richiama diversi livelli con cui può essere interpretata questa proposta, dal bambino, dal ragazzino che ti scrive a malapena benvenuto al Don Milani, cioè, al bambino che ti trova, o il ragazzino che trova le soluzioni più creative o più originali, no? Anche questo dal mio punto di vista richiama una maggiore inclusività rispetto alle modalità giusto o sbagliato, no? Che spesso contraddistinguono, per dirlo un po' banalmente, no? La valutazione scolastica. Infine anche un altro aspetto che rimane è la valutazione trifocale, la valutazione trifocale, quindi un'attenzione non solo alle prestazioni ma anche ai processi, all'autovalutazione, all'osservazione, anche questo come elemento per allargare lo sguardo appunto su cosa significa apprendere e anche come risorsa per aiutare a personalizzare meglio il lavoro attraverso l'osservazione più mirata o un interpellare appunto il soggetto rispetto a come vive la sua esperienza. Ecco, quindi il concetto fondamentale che vorrei ribadire è: non mi sembra che la competenza riguardi solo le lingue eccellenti, mi pare che abbia delle potenzialità inclusive, sia in chiave didattica, sia in chiave valutativa, da cui appunto partirei. L'ultima riflessione, ecco, è chiaro che detto questo, non possiamo perdere di vista il fatto che in una logica di progressione, del vedere la competenza come un continuum, in cui non c'è mai lo zero, non c'è mai l'uno, no? C'è sempre una gradazione, diciamo così, no? Anche il bambino di pochi mesi sa comunicare, no? È chiaro che lo fa nei suoi modi e con le sue forme, diciamo, no? Però non è che no, è zero, non sa comunicare, il bambino non comunica. No? Cioè, ecco, una logica appunto di competenza come un continuum, allora è evidente che ci sono diversi livelli di questa progressione, questo ci richiama anche il senso della rubrica, no? E il senso del riconoscere questi diversi livelli con cui si può sviluppare una competenza. Qui sono richiamati tre parametri che mi sembrano fondamentali appunto nel cogliere una progressione, no? Di una competenza comunque essa sia. Da un lato il grado di regolazione richiesto, quindi passare da modalità e risposte meramente riproduttive a modalità e risposte che progressivamente anche a riprodurre è un livello di competenza, è chiaramente a un livello esecutivo, un livello sì, riproduce l'algoritmo, il modello che gli è stato proposto, va bene, cioè come dire, anche quello però è un livello appunto di competenza, no? L'altro è il livello di familiarità, dei contesti d'azione, anche questo può fare la differenza, no? Dal muoversi soltanto in contesti appunto noti e molto semplici a contesti personalmente. L'altro è l'autonomia, ovviamente, che è un elemento chiave della competenza. Ecco, allora ragionerei in questa prospettiva, no? Per riassumere quello che stiamo dicendo, cioè stiamo mettendo a tema un approccio formativo orientato verso le competenze. Rispetto a questo approccio formativo cerchiamo di riconoscere le potenzialità inclusive che questo approccio ha rispetto alla didattica scolastica più abituale. È chiaro che detto questo non possiamo pensare la competenza solo come l'eccellenza, no? La pensiamo come una gradazione, diciamo così. E di nuovo la rubrica dovrebbe aiutarci in questa prospettiva. Ecco, io volevo chiudere qui solo per richiamare alcuni spunti che mi venivano appunto dalle riflessioni che sono state prima riprese. Non so quanto intercettino, perché io poi non ero presente appunto i considerazioni o riflessioni fatte nel nostro incontro, appunto abbiamo adesso magari un po' di spazio per riprendere, no? Sì, io personalmente ritengo che questi aspetti che ha sottolineato riescano a andare incontro all'esigenza inclusiva. Per la mia esperienza, mentre lei parlava, mi sono venuti in mente alcuni elementi. Intanto l'abitudine all'osservazione, quindi l'estendere il momento della valutazione a tutto il percorso didattico, e quindi perché
dico delle banalità, ma molte volte mi è capitato che i ragazzini più fragili di fronte poi alla prova, alla vera e propria prova, non riescono a, per ragioni emotive, per ragioni di interferenze, di abilità linguistiche, magari più di comprensione di consegne, eccetera, a realizzare qualche cosa di adeguato, ma durante il percorso hanno invece prodotto interventi, fatto osservazioni che con un metodo valutativo che tiene in considerazione la registrazione di tutto il processo vengono valorizzati e contribuiscono. E poi anche un altro aspetto, ho proprio discusso recentemente anche con un collega, il fatto di consentire una rielaborazione più libera, più autonoma di quanto ha preso in sede di verifica, quindi come appunto diceva, presenta questo soggetto nelle forme, nei modi che richiede, anziché una verifica molto strutturata, permette di far venire fuori il buono che c'è, insomma, e che può essere molto o anche quel poco che però i ragazzi riescono a manifestare. Quindi, almeno questi due aspetti mi hanno richiamato delle riflessioni che ho fatto anche in termini molto pratici. Però appunto se ci sono invece discorso dei mediatori, questa è una cosa che credo ormai sia abbastanza diffusa, quello di utilizzare canali comunicativi. Ogni volta che utilizzo un video mi rendo conto di quanto questo resti più interesse rispetto a una lettura. Lo dico con un po' di dispiacere, però è oggettivo.